Gospodin s vama. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a tutti, a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. To je doista zakon i proroci. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, to blagoslovljeno i tako potrebno vrijeme. La Quaresima è un tempo benedetto e così necessario, ci è donato come un'opportunità. È un tempo di rinnovamento, un tempo di trasformazione e conversione nel pieno senso della parola. La vita cristiana, tra le altre cose, presuppone la confessione dei peccati e la pratica delle virtù, cioè la capacità di fare il bene. Tra le virtù ce ne sono tre che chiamiamo le virtù teologali. Cosa significa? Ciò significa che il loro soggetto è Dio stesso. La prima virtù teologale è la fede. Noi crediamo così com'è nel credo apostolico, che Dio esiste nelle tre persone, che Egli è il creatore del mondo e il nostro salvatore. Crediamo che Lui abbia stabilito la Chiesa, l'abbia fondata, il sacramento universale della salvezza. Crediamo anche che Dio stia dicendo la verità e in Lui confidiamo. Crediamo che ci abbia dato la madre, beata Vergine Maria. La seconda virtù teologale è la speranza. Ona proizilazi iz vjere, deriva dalla fede e significa che le promesse di Dio si realizzano e saranno realizzate. Nam kaže da la speranza ci dice che dopo questa vita terrena troveremo dimora eterna alla presenza di Dio,
alla presenza della Beata Vergine Maria e di tutti i santi. Queste due virtù spariranno quando moriremo. La fede non sarà più necessaria, perché guarderemo Dio così come Lui è. La speranza cesserà perché la vita promessa diventa realtà. La terza virtù teologale rimane. Questo è amore. E l'amore è eterno, perché Dio è eterno. E Dio è amore. Nella nostra vita quotidiana, il vero amore significa sempre la presenza o manifestazione di Dio come i raggi della luce. Le virtù teologali si rafforzano a vicenda come le tre sorelle. In croato, così come in russo, ci sono tre nomi femminili che corrispondono alle virtù teologali. Per la fede il nome femminile croato è Vera, perché la fede è Viera. Nada, che è speranza, e Ljuba o Ljubica, che è l'amore. Come possiamo allora crescere in questo tempo di Quaresima nelle virtù teologali? La risposta l'abbiamo ricevuta all'inizio della Quaresima. Con l'aiuto della preghiera, del digiuno e delle opere di carità, cioè opere buone. La liturgia di oggi ci dà una risposta alla domanda su come pregare. Che cosa dunque significa pregare? Di molte possibilità prendiamo ciò che ci dice Santa Teresa di Gesù Bambino. Lei dice: per me la preghiera è un slancio di cuore, un semplice sguardo rivolto verso il cielo, un grido di gratitudine ed amore, sia nelle prove che nella gioia. Lei ha compreso bene ciò che il Signore dice quando dice: pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Può sembrare strano che colui che raccomanda la sobrietà nelle parole di preghiera, al tempo stesso affermi che bisogna pregare sempre, senza stancarsi. Per ottenere la beatitudine eterna, colui che è la vita benedetta veritiera ci ha insegnato a pregare senza molte parole. Non saremo esauditi a forza di parole, poiché preghiamo colui che, come dice il Signore stesso, sa di quali cose abbiamo bisogno ancor prima che gliele chiediamo.
La Sacra Scrittura ci è donata non solo come una scuola di preghiera, ma anche come una raccolta di preghiere che sono ben adatte alla realtà della vita di coloro che pregano. Oggi abbiamo ascoltato la preghiera della giovane regina Estera, che si trova in un ambiente ostile e rischia la propria vita per salvare il suo popolo. Lei dice: «Vieni in aiuto a me, che sono sola e non ho altro soccorso all'infuori di te, o Signore, perché un grande pericolo mi sovrasta. Vieni in aiuto a me, che sono sola e non ho altro soccorso all'infuori di te, o Signore, Dio, che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati e liberaci dalla mano dei malvagi». E Ester fu esaudita. Solitudine, abbandono, pericolo immediato o distante sono le circostanze in cui viviamo ogni giorno e nel mondo d'oggi. Preghiamo insieme ad Ester, insieme a Maria. L'Antico Testamento è pieno di tutti i tipi di preghiere, tra cui 150 salmi, che sono una vera miniera dei tesori. Ci sono anche le preghiere pronunciate da Gesù stesso, una che tutti conosciamo, cioè il Padre nostro, è un vero esempio di preghiera cristiana. Un vero esempio di preghiera cristiana. C'è anche l'inno di Maria, il Magnificat. Lei, che è la regina dei cieli e della terra, canta per sempre un canto di lode e gioia. Infine preghiamo con immensa fiducia, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto, dice il Signore. Perciò preghiamo con pazienza e con perseveranza, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Grazie alla preghiera non siamo mai soli, mai abbandonati. Non siamo sempre tristi, ma al contrario, siamo pieni di fede, di speranza e di carità. Così sia. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente. Scrivi i nostri nomi, Signore, nel tuo libro della vita eterna, preghiamo. Riempi con gioia e la luce celeste i bambini e gli adulti che quest'anno per la prima volta riceveranno il sacramento del perdono dei peccati, preghiamo.
Fa che siano felici coloro che quest'anno per la prima volta faranno la prima comunione. Dona l'armonia e l'amore a tutti coloro che vivono nell'unione sacramentale come i coniugi, preghiamo. Liberaci dall'angoscia nelle difficoltà terrene, fa che ci appoggiamo sempre a te in tutte le necessità, preghiamo. Signore Dio nostro, esaudisci le nostre preghiere e aiutaci ad essere sempre testimoni del tuo amore per Cristo nostro Signore. Amen.